E capitalizza, ecco, ricordati sempre anche i livelli amministrativi, cioè tu devi farti la tua amministrazione, cerca di chiudere, è vero che fai il trimestre, ma tu cerca di avere la tua idea anche il mese deve chiudersi profittevole, perché non siamo investitori di lungo termine, noi l'idea è quella di far sì che tu diventi un trader e quindi che tu possa portare mensilmente un cash flow nel tuo conto. Sì. Poco o tanto, ci saranno mesi di più, mesi di meno, potrebbero esserci qualche mese un po' in loss, però deve essere uno ogni tanto, non deve essere... L'idea è che è una goccia continua, no? Questo è proprio il trading. Quindi cerca anche di osservare a livello imprenditoriale l'operatività, non solo il grafico, ma devo cercare di fare, no? Di chiudere il mese. So che sto un po' forzando, però voglio forzare, voglio che sia... Sì, capisco il tuo punto di vista. Io ti dico sinceramente, sulla seconda operazione, quando ho visto la prima barra verde, ho pensato, mi fa peccato incassare subito perché mi ero progettato un trade un po' più lungo, sapendo eccolo che... Eccolo l'errore. Avevi un'aspettativa. Devi toglierla un po' dalla tua testa, quella cosa lì. Ecco perché io uso poco i target. Perché se no hai l'aspettativa che deve arrivare là, se no non fai un buon trade. In realtà nessuno l'ha detto questo. Il mercato ti dà quello che ti deve dare. Un target può essere anche un trailing stop, un trailing profit, te ne frega. Il mercato ti dà quello che ti può dare. Ok? Quindi va bene progettare, ma il mercato non è matematica, non è uno più uno spesso, non fa sempre due. Quindi quello che tu progetti poi va gestito durante la vita del trade. Cioè. E quindi tu puoi anche metterti un target, ma se questo blocca poi o ti crea delle gestioni che non sono funzionali al avere... Perché un trade è un trade. Non è che quel trade deve dare il guadagno di tutto l'anno. È un piccolo trade tra tanti trade durante l'anno. Sì. Quindi cerchiamo di non farci aspettative sul trade, progettare, pianificare è buono perché così si ha un'idea, ma fino a un certo punto, perché poi può crearti la cosa contraria che se non fai tutto così non va bene. No, questo chi lo dice? Il mercato mica vede, mica dice: ah, Marino qua non ha fatto tutto quello che doveva fare, ma chi se ne frega, no Marino? Cioè tu devi fare l'imprenditore trader. In questo caso hai fatto un trade, hai comprato l'S&P qua e l'hai portato fino ai massimi. Che cacchio, qui puoi anche chiudere. Hai fatto un gran trade. Chi se ne frega il T4 è là, che può... Ma chi è che deve... Cioè, poi magari l'ha fatto, ma guarda, prima di farlo avrebbe dato magari delle altre opportunità. Molte altre, probabilmente. Sul daily, meno. Ma se si andiamo anche su 4 ore, probabilmente ne avrebbe date altre 3. Quindi non è che abbiamo... Noi hai fatto un ottimo trade, il trade poi quando soprattutto si inizia a vedere che inizia a lateralizzare prima di un massimo, è vero che può esplodere su, ma il 50% della possibilità che possa esplodere anche giù. Abbiamo fatto un movimento, direi anche in brevissimo termine, enorme, cioè tu hai comprato e il mercato è salito, solo salito, non è che succede sempre così. Quindi qui impariamo a dire, qui... Sai che c'è? Ho fatto questo, sto incassando questo, a fine mese questo magari è un incasso che più un altro trade può darmi. A volte con 3-4 trade di questo tipo uno ci fa lo stipendio. Cioè, quindi impariamo a farci anche l'amministrazione nostra, costo, ricavo, cosa ho fatto qui a fine mese. Cioè, incassiamo. Io a volte, cioè negli anni, a volte dicevo a qualcuno, se dobbiamo anche incassare, cioè quello che tu incassi a fine mese, fatti un bonifico, portateli a casa. A volte anche a certe persone durante gli anni dicevo, fallo anche due volte, una volta ogni due settimane. Cioè impariamo a pensare al trading come un lavoro. Se hai una passione, ci piace, tutto quello che vuoi, per fortuna, perché se no lo faremo. Però dopo, a un certo punto, se adesso questo non è il tuo caso, stiamo facendo tutta la parte dell'accademia, quella relativa al metterci, quindi... Ma una volta che poi si andrà e si avrà un capitale che vogliamo tenere quello, non stiamo facendo crescere quel capitale, ormai quello è il capitale di lavoro, poi si fa perché così ogni mese, ogni X tempo, possiamo
incassare, perché quello per noi è un lavoro. Sì. Poi il grafico fa quello che vuole e potremmo avere degli obiettivi grafici, ma io reputo molto più importanti gli obiettivi amministrativi. Per ricavi, cercare sì di far sì che il trading diventi una goccia continua, diventi un cash flow. A livello tecnico tu, vedo, stai facendo delle cose buone, direi ottime. Non hai fatto molte operazioni, però hai fatto tutto quello che c'era da fare, hai fatto le cose giuste, cioè hai trovato i punti giusti, i punti tra l'altro dove è partito subito il movimento. Quindi a livello operativo, tecnicamente, ci siamo, Marino. Adesso lavoriamo un po' di più anche sulla sfera, diciamo, imprenditoriale gestionale. Cioè cerchiamo che non è solo grafico, non è solo prezzo, è anche far quadrare i conti. Certo. Okay. Sì, ho capito il tuo punto di vista. Sì, in questo caso effettivamente io ho guardato, tra virgolette, più la bellezza del grafico e di come poteva evolversi piuttosto che non un lato pratico, come dici tu. Ti sei creato un po' l'aspettativa. Io lo dico sempre che crearsi aspettative, in generale questo, su tutte le cose, anche nella vita quotidiana, nei mercati non è che fa proprio benissimo, perché poi si rischia, vedi, dopo dire ah, ho fatto un brutto trade, alla fine un bellissimo trade è diventato un trade mediocre. Ma non perché sei andato a break qua, sei andato a trading stop, che questo va benissimo, perché ci hai incastrato l'altro, perché avevi l'aspettativa di quel target, e quindi è diventato da un ottimo trade un trade... ok? Invece lì, bam, ottimo trade, incasso, porto a casa, bene. E incasso già lì, poi il mercato mi ridarà nuove opportunità, magari le andiamo a rivedere, quelle le facciamo. Però un mercato che ti dà nel giro di veramente ti dà 5 giorni, ha dato subito 300 punti di S&P in due settimane, cioè su tanta roba, hai capito? Non è che te li dà sempre così rapidamente, li hai presi subito, non ti è mai tornato indietro sui massimi, che erano massimi storici. Qui no, eravamo proprio qui. Si può incassare comunque su questa, quando inizi, soprattutto perché magari sul daily, visto che tu poi hai guardato il daily, inizi a vedere questa situazione, quest'area qua può essere incassata, cacchio hai comprato qua, ti porti, pensi anche a fine mese, questo qui è un mattone, porto a casa il mattoncino, perché magari quello più un altro magari veramente mi dà, bastano pochi trade a volte per fare, certo, per fare un buon mese. Ok. Come hai visto anche noi, bene o male lo vedi, no? Cioè, ormai sei un po' da tempo con noi, quindi vedi che non serve chissà fare quante cose, anche con dei rischi medio piccoli, però poi se si fa le cose fatte bene, se si incassa quando senza avere aspettative di chissà quale target, si segue magari e poi a un certo punto su livelli importanti si incassa e sì, e via, si pensa a un altro trade, poi si pensa un altro giorno, no? E dopo sì. uno più uno, a fine mese magari ti fa... lo stipendio più grande di uno che magari fa, no, un'altra cosa tutto il giorno, e tu magari hai fatto quegli 8 trade al mese, 5 trade, quello che è, che ti hanno fatto fare un gran mese. Quindi vedi, non è... ragiona su questo, hai capito Marino? Ragiona anche sul fatto che bisogna incassare. Poi qua, ripeto, tu hai fatto dei trade fatti bene, nel senso che anche l'altro che... tutto a posto, e alla fine del mese comunque tu, alla fine del trimestre in questo caso, hai chiuso bene, vabbè. Però ecco, voglio farti ragionare per spronarti a migliorare questo aspetto che magari non l'hai ancora preso in considerazione giustamente. Ci sta? Sì, infatti questa parte non avevo preso in considerazione perché ero più concentrato su cercare di far bene quello che stavo facendo, di seguire il metodo, di capire i grafici, insomma, guardando me. Marino, non stai sbagliando. Quella cosa lì vuol dire seguire il processo corretto, è la prima, e bisogna fare quello. Ma sempre con uno sguardo sul fatto che questo è un lavoro, che questo ti deve dare un reddito, cioè devi sempre pensarlo poi in ottica pratica imprenditoriale. Il tuo è un lavoro sul processo, che è lì che bisogna lavorare. Per poi avere però l'obiettivo chiaro e un po' più pratico sul fatto che comunque deve essere poi un'impresa questa, è trading come azienda, no, abbiamo fatto. Quindi deve essere comunque un qualcosa che sfocia in cercare poi di far quadrare i conti. Quindi è un mix tra l'essere imprenditori, gestori
e anche poi tecnici del mercato. Certo. Ecco perché il trading non è solo strategia, non è solo il metodo tecnico. Capito cosa voglio dire? È anche ragionare su far quadrare i conti, sul fare il gestore del nostro, della nostra impresa. E questa è una cosa su cui magari ci lavori un po' alla volta, ci vuole anche un po' di tempo, però credo che tu abbia assolutamente i mezzi. Tecnicamente ci sei, 100% posso dire. L'errorino del comprare lì su, va bene, ci può stare, non è... Col tempo queste robe qua poi le come dire, le togli, no? Quei dettagli dove magari a volte hai comprato o venduto, magari che si poteva far meglio, va bene. Però in generale ho visto delle buone operazioni, ok? Quindi tecnicamente ci sono. Adesso, e quindi si vede, il risultato è anche un profitto, se ci pensiamo, no? Ma in più, se tu ci metti anche quella parte lì, sono sicuro che migliora ancora di più. E adesso lo step è, oltre a continuare quello che tu mi hai detto, a seguire il processo, a fare le cose che vanno fatte, con uno sguardo anche proprio di dire... Cerchiamo di fare anche sì con lo sguardo a fine mese, a fine trimestre, di far quadrare i conti, ok? Ok. Così arriveremo poi alla fine dell'accademia che tu puoi andare con le tue gambe con conto reale e io sono, diciamo, più sicuro che tu possa nel tempo far quadrare i conti. Se certo. Partiamo già adesso con questo, ok? Certo.